ecco qua, ci scusiamo per l'attesa. C'è anche la televisione? Certo. Ah sì. Sono abituato a un altro tipo di microfono, però cerco di renderlo più familiare possibile, ma non ce la faccio. Ok. Grazie per essere venuti. Non so cosa dire perché nessuno mi fa una domanda. Beh, 40 anni. Ma inizierei dal disco, da 40 anni che ti amo, da questo. Sì, è uno special guest che è avvenuto in questo progetto e non si può schiarire un po' la voce, è troppo. Il nostro tecnico. Ah, 2-1-6-I-S-I. Ah, ok, un po' più. Ok. E, dicevo, no, è un progetto assolutamente forte perché io, insomma, dopo una carriera che voi conoscete e che ho fortunatamente fatto, non mi sarei mai aspettato di poter festeggiare questo anniversario di Ti Amo con un artista così forte. Più che importante, io da musicista valuto vocalmente. E siccome poi ci sono anche dei retroscena che gli altri magari immaginano così complessi, invece con gli artisti forti serve solo parlarci e ci capiamo subito e subito si arriva o un sì o un no, senza intermediari e senza nessuno che si fa bello per aver ottenuto un gancio di questa natura. E così è avvenuto con Anastasia, che è una persona stupenda, umanamente oltre che artisticamente, e quello che è avvenuto è stato per me una cosa molto gratificante, che arrivo anche da un passato, devo dire, importante con Gloria, con la versione di Laura Branigan, che ha, insomma, varcato l'oceano dopo anni che non succedeva un italiano di... come autore perlomeno di poter arrivare oltreoceano, ed è stata una seconda conferma e così gratificante e quindi gioiosa. Applauso. E poi ci sono due inediti, no? E poi ci sono due inediti credo molto belli perché sono molto autocritico, quindi ho scelto un brano mio che si intitola Tu per sempre tu, e poi per un caso così come lo è stato per Anastasia ho sentito Eros per parlarci di altre cose che non c'entravano niente col lavoro e ci siamo salutati e io ero in studio dove stavo registrando all'Over Studio di Cento in provincia di Bologna. E lui mi ha detto, ma hai bisogno di brani inediti? Io ho detto no, però io ascolto sempre volentieri le cose degli altri e così è successo. In breve lui mi ha mandato, ho detto se hai una cosa forte mandala, e lui me l'ha mandata e in combinazione era un brano che mi interessava e l'ho arrangiato e questo è il risultato, e così, è avvenuto tutto così. E c'erano anche Francesco Bianconi che balla e Guidetti, giusto? Sì, perché lui scrive con questo gruppo di lavoro. E il tour invece è mondiale? Beh, insomma, mondiale non ai livelli di Michael Jackson, però è comunque un tour importante e sono felice di farlo. Partiamo chiaramente dal paese nostro, dall'Italia, e facciamo l'esordio il 14 a Milano, poi facciamo Torino che è anche la mia città natale, poi altre città importanti italiane, Roma, Bologna eccetera eccetera, e poi sì, comincio a fare alcune tappe in Europa e poi ci spostiamo per un altro tour impegnativo in Germania di 12, credo un po' di più, non so, vediamo,
forse io non ne sono a conoscenza esattamente di quanti, però in ogni caso facciamo questo tour in Germania, nel frattempo passiamo dal Canada, oltre a Toronto forse ci sono altre città importanti tipo Montreal, Vancouver, eccetera, e poi ci dedichiamo, almeno mio figlio si dedica a questo perché io sono un po' fuori dal giro del booking, però Gianluca, che è il fautore tra l'altro di questo progetto, è il producer, e mi piace ringraziarlo perché ha fatto un grandissimo lavoro e ha messo in piedi anche un'equipe intorno a noi di persone molto molto forti, il nostro Umberto che si chiama come me, Milo che si occupa dei concerti, della concert, e poi insomma altri personaggi che sono stati molto importanti per realizzare il tutto. Beh, io passerei adesso alle domande, no, dei giornalisti, cioè di appunto chi vuole. Arrivo. Ciao caro, come stai? Sono letto, posso fare? Grazie Umberto. Però velocissimo, tre domande. Uno, se eri stato contattato da Scorsese per Gloria dentro il lupo di Wall Street. Due, come mai non c'è Here and Everywhere nel CD, che è il tuo pezzo preferito, lo fai dal vivo spessissimo. La terza, dato che sono vecchio e imbambito, non me la ricordo più. Però, cioè, Here and Everywhere lo faccio nel after show, abitualmente, sì. Quando capita, io e i miei musicisti ci fermiamo da qualche parte a mangiare un boccone. Ah sì, ho la terza. Allora poi prendiamo la chitarra e... Senti, la terza è, visto che stiamo vivendo in un momento... Comunque di Scorsese purtroppo non ho avuto il contatto, mi sarebbe piaciuto molto perché è una persona... Insomma, quindi lui l'ha presa, grande... l'ha presa a tua insaputa? Sì, beh, sì. Stupendo. Ha fatto richiesta verso altri canali, e... certo. Però non c'è stato un contatto, ma... comunque sono assolutamente contento di questa scelta. Sì, mi risulta che DiCaprio sia impazzito per questo pezzo. L'abbia scoperto un po' tardi. Ma io sono contento che lui, intanto fortunatamente qualcuno gli ha riconosciuto un Oscar, perché sì. Cioè, sì, è uno che ha un talento così e insomma ha fatto quello che ha fatto nella sua carriera fino a poco tempo fa, e ha fatto delle cose insomma che segneranno la storia del cinema, e meritava assolutamente un Oscar e finalmente gliel'hanno dato. Senti, ma che gli risulti Gloria un pezzo forte mi fa molto piacere. Sì. Volevo chiederti se per caso non vi è mai baluginato per l'anticamera del cervello di fare una roba tipo Tozzi, Ruggeri, Morandi, e se c'è ancora Joe Vescovi nel tuo gruppo. Ho finito. Allora, parto dall'ultima. Joe purtroppo è mancato qualche tempo fa. Chiedo scusa. No, niente. Ma Morandi e Ruggeri li ho visti mentre ero all'Over Studio a Bologna, dove stavo registrando, li ho chiamati per venire a pranzo con me perché mi sarebbe piaciuto molto insomma rincontrarli, ci vediamo raramente purtroppo ormai. E ho detto dai, venite così a pranzo e facciamo un pranzo e ci ricordiamo i bei tempi di quando facemmo il Sipolare di Pio Sanremo. E loro sono molto carinamente sono venuti e abbiamo fatto un pranzo fantastico, ma onestamente non abbiamo parlato di nessun progetto, anche se ho letto che qualcuno, come fanno, non so dove prendono le notizie, però in ogni caso o se le inventano o capito, però Morandi l'ho trovato fantastico come sempre, Rouge era anche molto gasato per il suo nuovo progetto con i Decibel, eccetera, eccetera. Insomma, mi ha fatto un po' di chiacchiere. Non ti nego che se dovesse un giorno nascere qualcosa per così, per ricordarci insieme di questa grande canzone e di quel periodo stupendo che abbiamo vissuto insieme, mi farebbe un enorme piacere, però. Al momento ognuno ha le sue cose e quindi non siamo addirittura d'arrivo. Ricci. Ciao, qua Fabio Ricci. Ciao, ciao. Senti, ma dopo 40 anni non fai fatica a non mettere mano alle tue canzoni, cioè a dire questa la ribalto, questa gli cambio le parole, ti capita mai?
No, perché al contrario di alcuni miei colleghi che conosco e che hanno ribaltato le proprie canzoni, io sono un artista che, al quale piace proporle così come la gente le ha ascoltate anni fa. E questo è anche il risultato di un successo live, perché quando tu cambi o un accordo, una parola o un arrangiamento su certi brani così famosi, dal mio punto di vista, io da spettatore, a me non piacerebbe. E quando vado a vedere un artista mi piace riascoltare le sonorità, è impossibile, però il modo di cantare che aveva in quel momento lì, in quella canzone, piuttosto che l'originalità di una chitarra che ha un'importanza rilevante su quel brano, cioè quelle sono cose che non si possono, sarebbe come se i Rolling Stones facessero Satisfaction con il pianoforte, tom, tom, ta-ra-ra. Cioè il riff è quello, ma cioè, uno vuol sentire quel suono lì e ricordarsi quel momento e l'emozione che gli ha dato in quel momento. Come è cambiato il tuo modo di fare musica in questi 40 anni e se vedi tra i giovani artisti di oggi qualcuno che potrebbe essere come l'Umberto Tozzi che ha scritto Ti amo 40 anni fa? Dunque, intanto il modo di vivere mio non è mai cambiato, nel senso che ho sempre cercato di fare nella mia carriera delle cose diverse dalle produzioni precedenti, però ricordo che fare una canzone, un successo dopo l'altro, come è avvenuto a me, da Ti amo a Tu a Gloria, Stella Stai, Notte Rosa, cioè sono dei brani che oggi riconosco quando li faccio dal vivo, quando vedo la reazione e l'emozione della gente che mi viene ad ascoltare, riconosco che erano delle cose forti. Io all'epoca non mi rendevo tanto conto bene di quello che facevo, però sapevo che in ogni caso erano delle canzoni forti, ma non mi sarei mai aspettato, ecco, di ritrovarmi 40 anni dopo qui con voi a parlare di una canzone mia che ritengo peraltro che Ti amo sia una delle canzoni più originali del mio repertorio, e, a parte la prima che ha varcato la frontiera di Chiasso, ma come posso dirti, oggi purtroppo, onestamente, ma io non sono bravo, non capisco tanto la musica degli altri. E quindi niente, io mi sono fermato dai Beatles ai Police e dopo, diciamo che emozionalmente ho sentito poche cose forti. E in Italia l'ultimo artista che mi ha emozionato di nuovo è stato Tiziano Ferro, perché ritengo che abbia una personalità vocale, una scrittura originale, e questo fa sì che mi emozioni qualcosa. Nella nuova generazione purtroppo non ho visto un seguito di questa natura. Io credo che i ragazzi di oggi debbano in qualche modo riconfrontarsi con altri musicisti, lasciare a casa il computer, andare in cantina a suonare come facevamo noi e cercare una personalità di suono in ogni produzione che fanno, cosa che non avviene. Poi da artista ti dico che obiettivamente non c'è tanta originalità vocale, personalità vocale, e questo fa sì che emozionalmente un brano, quando lo ascolti, hai capito, non sai di chi è, cioè può essere uno, può chiamarsi Paolo o Giuseppe, uguale, e questo non va bene, perché la cultura musicale ci insegna, almeno a noi, che da quando io ero ragazzo e compravo i dischi, gli LP in vinile, ogni volta che mettevo la puntina su e passavano i pezzi, cioè impazzivo per la sonorità di quell'artista, che potevano essere gli Yes, Pink Floyd, piuttosto che
insomma, tutti i grandi della storia del mondo rock mondiale. E non a caso ho detto i Police, perché dopo i Police non è più successo niente, anche se dall'Inghilterra riceviamo sicuramente dei grandi artisti ancora oggi, dall'Italia purtroppo no. Ma io credo che le caratteristiche siano dovute a questo tipo di cose che ti sto spiegando in maniera da musicista. Se ci fossero questi requisiti, sicuramente emergerebbe ancora qualcuno che potrebbe avere una carriera un po' più lunga, ma senza questi requisiti della personalità vocale, di una scrittura originale o ecco così, perché sai, oggi forse è più importante per la nuova generazione il fatto di porsi in un certo modo, sia televisivamente che bla bla parlando così, insomma, eccetera. Ma non c'è niente di artistico, hai capito, secondo me. Ciao Umberto, senti, sono qua di fronte a te. In relazione proprio a questo concetto che hai appena espresso, sì, io volevo chiederti, che ti piacciono o meno, anche se mi sembra aver capito che non ti piacciono e non li segui granché, la senti l'influenza del tuo scrivere, del tuo songwriting in gruppi come dei giornalisti, lo Stato Sociale, Rovazzi? Perché per me, comunque, a livello di sintetizzatore, riscoperta di certe sonorità vintage, primi anni 80, c'è molto di Umberto Tozzi nelle canzoni che poi sono passate in radio di questi artisti. La seconda domanda è, il tour apre a Milano il 14 aprile, è anche un tributo agli anni gloriosi CGD, Bigazzi, Via Quintiliano, dove poi fra l'altro mi sembra che Ti Amo sia nata a Milano, no? A livello proprio di forma e incisione, registrazione. Sì, abbiamo registrato a Milano, sì, CGD. Grazie. Poi ne avrei ancora una terza, anzi. Sì, no, guarda, ti dico, alla prima ti rispondo così, che sostanzialmente non vedo questa linea, diciamo, vicino alla mia creativa, però mi fa molto onore che qualcuno cerchi di, in qualche modo, puntini, ripetere una storia, perché vuol dire che, insomma, le mie non erano solo canzonette, così come non voi perché siete giovani, ma dall'epoca mia, insomma, venivano reputate delle canzonette, non più di tanto, e invece no, la storia ha poi dimostrato il contrario. E quindi non vedo esattamente, però mi onorerebbe che qualcuno riuscisse a creare un genere musicale anche vicino alla mia creatività e che possa durare nel tempo. E la terza domanda era, mi rendo conto che di hit ne hai scritte tantissime, però nel CD nuovo manca Eva, che per me è forse uno dei brani più futuristi della musica pop italiana degli anni 80. Eva è stato un grande successo, pensa, io l'ho scoperto da un amico che mi ha fatto quanto sei orgoglioso di averla scritta e di averla incisa in quella maniera lì, a livello sia di armonia che poi anche di arrangiamento. Arrangiamento, certo. Grazie. Era un po' troppo avanti all'epoca, quell'arrangiamento lì era un po' troppo avanti. Tutto sommato mi ha gratificato molto il fatto di un gruppo che si chiamava Banda Eva, che è nato in Brasile e da una cantante famosissima che lo è diventata da lì in poi, Sangallo si chiama lei, non mi ricordo il nome. Bravo, sì, Ivete Sangallo. E sentì questa versione perché me la fece sentire un mio amico. E disse, sai che in Brasile c'è un grande successo, si chiama Eva, ma sì, è forte. E sentì questa versione fatta in stile musicale brasiliano, bellissima, orchestrata al genere loro, eccetera. Però è una canzone che onestamente io non metto nel repertorio, almeno non sempre, perché fortunatamente se dovessi accontentare tutti dovrei fare metà repertorio un giorno e metà un altro, capito? È un casino, cerco di fare dei medley di, non so, un minuto a pezzo ogni tanto per raggruppare alcune canzoni che diversamente non riuscirei a fare nei live, però più di più non riesco a fare, oltre due ore non, insomma, è un casino, e quindi
e quindi ogni tanto la faccio, ogni tanto non la faccio. Mi dispiace di scontentarti, ma... Ciao, sono Simone Di... C'è qualcuno che mi chiede ogni tanto Marea, che è una canzone che io non mi ricordo neanche un accordo di quel brano lì, e non, cioè, perché poi le cose mie non le risento mai, e quindi cioè, ogni tanto non mi ricordo, ero... Ah sì, ero Le Mauritius, lo chef dell'hotel dove ero era un francese e mi diceva la marea, marea, marea che è l'alta marea, che succede? Invece no, era una canzone mia, ma non me la ricordo. Cioè sì, mi ricordo qualcosa di vago. Simone? Eccomi. Ciao, sono Simone di Radio Due Laghi Varese. Due domande, la prima se ci puoi dare qualche dettaglio in più riguardo la tua collaborazione con Anastasia e poi la seconda riguardo l'Eurovision Song Contest, sono passati 30 anni dalla tua partecipazione, se questa potrebbe essere una nouvelle vague anche per la musica italiana visto che ultimamente viene seguito molto anche in Australia dove tra l'altro Umberto Tozzi è sempre stato particolarmente apprezzato anche dall'amico comune Duane Zigliotto. Dunque, con l'Euro Contest non posso più partecipare perché bisogna vincere Sanremo per andare lì. E quest'anno ci va un collega mio che tra l'altro è anche molto quotato per fare dei numeri lì. E, però in ogni caso io l'esperienza che ho vissuto insieme a Raff quando facciamo Gente di Mare è stata bellissima. Ma più che altro perché è stata una cosa bella, io abitualmente amo molto dividere il palco con altri artisti perché nasco come musicista e facevo il chitarrista prima di cantare, quindi ho vissuto molti palcoscenici dividendo il palco con altri musicisti. Con Raff abbiamo diviso questa cosa qui, è stata bellissima, un'esperienza bella, una settimana fantastica, e poi però è finita lì. Tra l'altro arrivavamo terzi, ma perché eravamo vestiti male, se no l'avremmo anche vinto. E la giuria all'epoca voleva lo smoking piuttosto che, e noi ci siamo presentati lì così come eravamo e non andava bene. Ma al di là di questo, poi per Anastasia ti ho già detto, cioè è stato un incontro abbastanza così semplice, non è stato assolutamente forzato da nessuno e da niente, è stata una cosa bella che è avvenuta e basta. Abbiamo una sorpresa, vero? Sì, visto che si parla di Anastasia, tra l'altro Radio Silver è qui, gli italiani nel mondo, dopo potrai fare la domanda a Umberto, ma credo che Anastasia abbia voluto essere presente anche lei nella conferenza stampa di Umberto. Ecco Anastasia. Ciao my friend Umberto. As you can see, we've just finished a little bit of stuff to surprise you with, but I just wanted to say I am so honored to sing this song with you and I'm so grateful to be part of this wonderful album. I can't wait to share a stage with you, my friend. Carina, qui ci scappa l'applauso perché comunque Radio Silver, bella. Abbiamo un'altra sorpresa, una bella sorpresa, sì. Io sono di Radio Free Station e volevo chiederti, torneresti a Sanremo, ma non come ospite, come partecipante come di turista. Sanremo? Anche perché Sanremo secondo me è cambiato un pochino e quindi è un po' mischiare i giovani con quelli che sono i grandi personaggi della musica italiana. Tu faresti ancora questa esperienza? Scusa per il tu. No, figurati, no, anzi, mi fa piacere che mi dai del tu, perché così mi dimentico la mia data anagrafica. E, no, io non ci vado spesso a Sanremo perché vado come turista, come ti ho detto prima. C'è una data. Sì, è lì come artista vado, sì. Ma vado come turista spesso perché ho degli amici che insomma, hanno delle cose lì, vivono lì e io abito lì molto vicino e quindi insomma vado spesso, ma non tornerei, no, il festival io non c'entro più niente, ma nel senso che cioè, è bellissimo così come lo fanno adesso e ho apprezzato molto quest'ultimo festival a livello di scenografie, di suoni, della grande orchestra.
grande lavoro dei tecnici, c'è stata una professionalità veramente fortissima. E Carlo Conti è sempre il numero uno, secondo me, per una manifestazione di questo tipo. È tutto bellissimo, bravissimi tutti, però io non c'entro sicuramente più niente, non saprei cosa... Cioè, posso andare come farò, posso andare all'Ariston per fare un concerto, ma niente di più. Grazie. Prego. Altre domande? Quindi poi c'è una sorpresa, quindi altre domande? Eccola. Ciao Umberto. Ciao. Buonasera. Senti, volevo sapere, allora, due cose. Visto che hai fatto questa canzone Ti amo con Anastasia, se durante una delle date del tour è previsto magari che lei arrivi e facciate questa canzone dal vivo, e se non è previsto, se ti piacerebbe che venisse, e se poi, diciamo, in futuro ci sarà un'ulteriore collaborazione con lei per altri tuoi brani o magari per dei brani inediti. Guarda, io onestamente mi piacerebbe assolutamente sì che lei venisse. Però lei è molto impegnata perché ha iniziato il tour proprio io mentre ero in studio, lei era a Stoccolma perché aveva lì la band per fare le prove, in più sta facendo una produzione nuova discografica che uscirà a settembre e so che è molto impegnata eccetera. Ci siamo sentiti come avviene solitamente, però non c'è nessun programma proprio in merito. Lei mi ha invitato ad andare, lei fa due date in Italia qui, in estate credo, a luglio, sì, e mi ha invitato ad andare, io spero di esserci per poter fare questa sorpresa a lei, e al contrario mi piacerebbe molto la facesse a me, però non dipende molto dalla schedule del suo programma. La collaborazione futura non lo so, cioè, bambini insieme no, però però non lo so, magari, non lo so, è una cosa che non si può assolutamente prevedere. Arrivo. Sonia, scusami. No. Sì, bellissima. Umberto arriva ovunque. Mica solo su Facebook. Salve. No, volevo sapere, visto che c'è questo bellissimo box, special box in edizione, se ci sarà anche un DVD che racchiuderà immagini piuttosto che riguardo i video del passato, oppure un DVD dei live che farai nel prossimo tour. Guarda, c'è un, credo di poterlo dire, c'è un video che abbiamo registrato io e Anastasia. E questa era la seconda domanda, infatti. Cioè, c'è un video che abbiamo fatto insieme e non so, termini di tempo, non ti so dire quando sarà visibile, però abbiamo finito di girare 5 giorni fa. E quindi ci sarà questa cosa molto bella, dobbiamo... Ho avuto una grande produzione di video che ha realizzato questo video e sono molto contento già di questo. Poi per il resto non ho idea, dobbiamo vedere, perché sai, noi partiamo col tour, poi un sacco di cose, di idee vengono a stare da facendo. Posso sapere dove avete girato il video con Anastasia? Sì, abbiamo in una location tra Stoccolma e Milano. Due vicini, però nel video siamo vicini. Vai. Okay. Isabella Radocianusco, RCS. Volevo sapere altri artisti del panorama internazionale con cui ti piacerebbe duettare, con cui non ti è ancora capitato, anche della scena recente. Ma tanti, purtroppo tanti. Però se capitasse che mi chiamasse qualcuno, mi piacerebbe molto, insomma, come ho detto prima, io ho avuto nella mia carriera tante collaborazioni, appunto Morandi, Ruggeri, Raff, insomma altre cose che ho fatto all'estero, in Francia, però sai, sono cose che non si possono pensare o stabilire prima. Noi, quando io e la mia produzione abbiamo deciso di toccare
questo punto di arrivo con Anastasia è stato veramente immediato, non abbiamo pensato a lei e l'abbiamo chiamata in giro di 24 ore e abbiamo realizzato tutto, ma in maniera molto semplice, quindi quando avvengono le cose in maniera così spontanea tutto si può fare con chiunque. Quando ci sono compromessi di mezzo o entrano di mezzo personaggi scomodi, discografie eccetera eccetera, non si arriva a un risultato emozionale che la gente, alla gente non frega niente, cioè la gente riceve le collaborazioni artistiche in una maniera molto semplice, molto umile e tranquilla. Invece noi a priori facciamo invece dei ragionamenti artistici diversi che non collimano per niente con quello che è l'emozione che tu puoi ricevere, capito? Dici, c'è una nuova cosa che farò insieme a Paul McCartney, ma non perché si chiama Paul McCartney, semplicemente perché è una cosa bella, con chiunque, con qualsiasi altro artista italiano o estero, uguale. Calcolare queste cose è impossibile, nomi da parte mia ce ne sarebbero talmente tanti che vabbè, anche voglio dire, purtroppo non più viventi. Ciao Alberto, due cose. La prima, in questi 40 anni è cambiato per te il significato di ti amo? No, perché onestamente, come dicevo prima, cioè io nei live la faccio così come è nata, per cui non è mai cambiata. È cambiata questa versione perché onestamente è cambiata, cioè lo si sente proprio che è cambiata, a parte le sonorità nuove, l'arrangiamento leggermente diverso, eccetera, eccetera, ma questa... L'avvento di Anastasia è stato qualcosa che ha stravolto, diciamo, anche tutto l'arrangiamento. Io difatti ho dovuto cambiare un sacco di cose quando ho ricevuto la traccia di lei, perché comunque lei ha uno stile molto, capito, blues, molto non c'entrava più, hai capito, quello che avevo fatto io era un po' basandomi sulle sonorità e il gusto mio di una volta, invece ho dovuto cambiare delle cose, fortunatamente è venuto benissimo e sono contento di aver realizzato un progetto così importante in questo modo, che a livello musicale suona da Dio e arrivano un sacco di emozioni nuove, ecco, per questo la sento nuova. Invece quanto sei cambiato tu in questi 40 anni dal primo ti amo? Purtroppo tanto, ho qualche capello in meno, ho un anno di più e qualcosa in meno tu. Sono cambiate tante cose, ma la cosa bella che non è cambiata è il fatto di entusiasmarmi sempre quando sento delle cose forti e a livello musicale sono felice e mi ritengo un privilegiato di aver fatto un mestiere, una carriera così importante, lo possiamo dire, non sono un autolesionista, insomma non succede spesso, ecco questo, e quindi cioè, sono oggi più che mai cosciente di quello che ho realizzato negli anni. E quindi sono molto felice di questo. Grazie. Visto che le cose ti riescono quella di prima. Visto che le cose ti riescono così bene. Assomiglia a Paola Barale. Grazie. Ma io ci vedo poco, però. No, allora non va bene. No, scusa, ma la battuta dai, sto fare. Scherzando. No, volevo dire, adesso mi hai mandato in confusione. Se c'è, visto che le cose ti riescono così bene, grazie, come volevo sapere se hai delle passioni extra musica, se c'è qualcosa che ti piacerebbe fare o se c'è qualcosa di particolare che... Guarda, ho dovuto smettere di giocare a tennis perché ho un problema al ginocchio da qualche mese e solitamente lo facevo perché mi divertiva molto, adesso gioco sull'iPad, è uguale. No,
però no, qualche hobby particolare o qualche passione tua, ecco, o se stai dedicandoti anche a delle produzioni, per esempio. Io mi piacerebbe un giorno, e penso di riuscire a farlo, è una questione solo di tempo, perché la produzione ce l'ho già pronta. Io dipingo, forse non l'ho mai detto, ma dipingo e mi piace molto, è un tipo di arte che mi mancava a livello creativo. Credo anche che quello che ho fatto sia qualcosa di bello, anche se non sono Gauguin o Van Gogh, ma in ogni caso qualcuno mi dice che comunque ho una personalità sul pennello, e questo mi fa molto piacere. Non so se tutti la pensano come mia moglie, perché è lei che me lo dice. E lei forse no, ma lei è molto critica, per cui cioè, sicuramente se mi dice così è perché io non sapevo fare neanche una O col bicchiere, quando lei mi disse un giorno: perché non dipingi? E io dissi: guarda, non so neanche fare una O col bicchiere. E poi invece improvvisamente mi ha messo tutto davanti, perché io sono molto pigro, e mi ha preso, insomma, delle tele, mi ha preso dei pennelli, i colori, tutto là, e ha detto: dai, dipingi, cioè disegna qualcosa. E lì mi sono accorto che in maniera molto naturale sono riuscito a dare le proporzioni, che è una cosa molto importante nella pittura, no? L'ho capito dopo, ma mi veniva naturale farlo, e questo è stato il primo passo. E poi quello che ho fatto in seguito è abbastanza bello, e quindi mi piacerebbe molto fare una mostra. È troppo importante come parola, è una parolona, però comunque non per venderli, ma perché mi piacerebbe farli vedere, capito? E qualcuno me l'ha già anche chiesto, però vorrei avere ancora più materiale, perché mi piacerebbe riempire proprio le pareti di questo posto, dove forse riuscirò a fare questo esordio nella creatività della pittura. Non avevi mai parlato, però? No. Sì. È uno scoop. È una cosa molto bella, una cosa che mi piace molto, perché pensavo che oltre alla creatività musicale non ci fosse altro per allontanare la testa. Invece nella pittura ho trovato quel mondo lì, capito? Nel quale ti immergi e ti dimentichi di mangiare, di bere, di fumare, di fare tutte le cose che abitualmente fai quando non sei impegnato con la testa, no? E in quel modo lì è stata veramente una scoperta per me. Ci sono ancora delle domande, però, se, visto che le sorprese non sono finite, volevamo far vedere, visto che è arrivato, ma Umberto neanche lo sa, e il video l'abbiamo quasi finito, lo hanno finito di montare. Wow. Volevamo farvi vedere un minuto in anteprima, e soprattutto per voi. Se Fabrizio è pronto, vi facciamo vedere il video di Ti amo con Anastasia, così vedete anche la villa dove è stato girato. Ma solo un minuto, perché poi il resto non è finito. Grazie. Un assaggio. Grazie Fabrizio. A vuol dire che basta, lasciamoci tu. C'è un problema di connessione, quindi è chiaro che probabilmente ce l'abbiamo? Lo so, è anche pesante, quindi mi rendo conto che non è semplice, ma ci proviamo. Oh ragazzi, vi faccio vedere un minuto, ce la facciamo Fabrizio, sì? Eccolo. I was there.
tra qualche giorno. Bello, bello. Ancora domande? Ciao. Allora, una estemporanea rispetto a quello che hai detto tu sulla pittura. Quali sono le differenze secondo te tra le due forme d'arte? Poi un'altra, se ti senti più musicista e cantante o cantante, e quanto questo in questi 40 anni ti è stato riconosciuto, oltre ad essere autore di canzoni ma anche arrangiatore, chitarrista e così via. E se c'è un genere musicale che tu non hai ancora esplorato e che ti piacerebbe portare sul palco. Grazie. Beh, il genere che non ho esplorato, parto dall'ultima, poi mi ricordi le altre, sarebbe quello della lirica, perché non ho una conoscenza così approfondita come per il pop rock che ho invece di tutti gli anni irripetibili dai 60 fino agli 80, fino ai Police, voglio dire, dai Beatles ai Police è successo tutto in quei 30 anni lì. E quindi cioè, nella lirica non ho assolutamente conoscenza, sono molto ignorante, mi piacerebbe molto approfondire la conoscenza di questo repertorio storico, anche se ho visto delle opere diciamo più di Puccini, perché ritengo lui sia stato un autore più vicino al mondo pop della nostra epoca. E quindi cioè, mi sono un po' più, voglio dire, affezionato alla sua di creatività che ad altri importanti. Però questo è sicuramente la via di qualcosa che non conosco e non so, magari poi ne verrei anche influenzato se dovessi conoscere. L'altra? Molto più musicista, perché io di cantare non ci pensavo neanche, non avevo nessuna voglia di fare protagonista come artista. Quindi io stavo bene, suonavo la chitarra, ho suonato 8 anni a chitarra per diversi artisti, diversi gruppi, facevo il freelance in studio, insomma ero bravino anche quando ero giovane. E quindi cioè, ho avuto un'esperienza fantastica quando suonavo la chitarra. Di cantare non ci pensavo neanche, poi avvenne tutto in un modo così normale, perché cominciai a scrivere delle canzoni e, insomma, all'epoca nel 74 feci insieme a Damiano Dattoli, un autore già all'epoca famoso perché aveva composto Io Vagabondo dei Nomadi, e scrivemmo insieme Un Corpo e Un'Anima, quella canzone lì che fece Wes Dorighezzi quell'anno lì e vinse peraltro Canzonissima. Mi ricordo la scena perché alla sera io non lo sapevo, perché ci fu lo sciopero dei cameraman e quindi la puntata non andò in onda e lo sentì al telegiornale dopo a mezzanotte e dissero la canzone vincitrice Un Corpo e Un'Anima. E insomma nacque tutto un po' da lì, perché poi venni contattato da Franco Raldello, che era un editore della numero uno di Mogol Battisti e si era trasferito in CGD, e da Stringo, perché è lunghissima, arrivai in CGD e incontrai Giancarlo Bigazzi, che poi divenne il mio produttore. Un applauso, grazie. ci sta. Sì. Il quale per me è stato un grande maestro, mi ha insegnato un sacco di cose, da mettere in ordine le note alle parole, eccetera eccetera, e mi sono sempre stato riconoscente per questo a lui, come tutti gli altri grandi della discografia che all'epoca esisteva, oggi non esiste più, ed è una delle ragioni, tocco un punto, per la quale secondo me ai ragazzi di oggi manca molto questa famiglia dietro di grandi competenti che a noi hanno aiutato tanto, perché un parere di un editore piuttosto che di un direttore artistico che io ho avuto la fortuna di vivere, che era Alfredo Cerruti, più conosciuto come voce degli Squallor, e Alfredo insomma fu lui che disse a Bigazzi, quando ci incontrammo e scrivemmo insieme le prime canzoni, fu lui a dire a Giancarlo: ma perché non se le canta lui, perché noi le avevamo scritte per altri.
E all'epoca io dissi no, io non me la sento, sono timido, insomma non ce la facevo, non l'avevo mai fatto. Sì, cantavo nei gruppi, facevo il corista, queste cose qui, però non avrei mai pensato di cantare. Poi invece ho scoperto molti anni dopo che forse la mia voce aveva personalità, che poteva emozionare, eccetera, eccetera, ma ci sono arrivato molti anni dopo. E quindi cioè, è nato tutto così, per caso, come sono nate per caso tante altre cose. Abbiamo l'ultima? Sì, abbiamo l'ultima. Ciao Umberto, allora io ti volevo chiedere, visto che si parla di musicisti, chitarre, qual è stato il tuo artista o gli artisti che ti hanno influenzato, diciamo, nel senso musicale? Beatles, ho detto prima, dai Beatles ai Police, tutta quell'epoca è stata storicamente molto molto importante per la mia cultura musicale. E invece delle nuove leve, dei nuovi gruppi che sono sorti, se c'è qualche artista americano, internazionale che magari... Ce ne sono diversi, non è inutile fare piccoli nomi o grandi nomi, non c'è più quel flusso, hai capito, generazionale che creava quella particolarità di sonorità, di personalità vocale, eccetera eccetera, oggi non esiste più, quindi mi arrivano delle cose emozionalmente, però non c'è qualcuno in particolare che proprio mi faccia impazzire. Ok, vi ringrazio a tutti, a breve verrà portato una merenda, un buffet appunto per allietarvi, adesso facciamo il photocall con i fotografi e vi ringrazio ancora, grazie mille per la disponibilità, per le vostre domande. Grazie. Per la giornata.